Dopo un ultra mega accurato sondaggio su Instagram, seguitemi ovviamente, ha vinto cazzeggio illegale su GTA 4. C'erano dubbi? Assolutamente no. Stiamo perdendo tempo? Assolutamente sì. Vamos. Altro giorno, altro cazzeggio. Buongiorno, mi aprite? Ma chi cazzo è questo? Ma perché mi guardano come se fossi uno sconosciuto a caso? Ragazzuoli, come state? Spero tutto bene. Oggi si lavora e si fatica. Sempre sta storia del finestrino. Perfetto. Vediamo se sto catorcio parte. Ogni volta qui a manutenzione peccano un pochettino e stranamente funziona tutto. Ottimo, vamos. Buongiorno, sono in turno. Ma che cazzo fai? Scusa, grazie, dove grazie. Stai andando? Vabbè raga, ci becchiamo sulla scena. Salve colleghi, il tipo è un po' più avanti. Oh, eccolo, fermo. Sì, vabbè, insomma, almeno un minimo di sfida, ecco. Vabbè. Passiamo al prossimo che è meglio. Madonna puttana. Qui stanno a fare raduni clandestini, mo ci penso io a guastare le feste. Ma... ma scusa, dove cazzo sono finiti? Vabbè. Saranno palesemente sopra. Hai visto quante ne so? Agagaga. Oh, la freschezza di un uomo. Ok, proseguiamo. Pista. Si sono messi a fare i birilli agagagaga. Sto malissimo. Passiamo al prossimo malintenzionato cattivissimo. Signora, se si togliesse dai coglioni, farebbe un grande favore, grazie mille. Guarda che faccio, no, io imbocco di qua, io giro così, fratelli. Bada, ho sfornato tutto. Ammazzate che il coglione si è attentato di imbettirsi. Scusate, non lo faccio più. Ops, mentivo. Sì, ma che è, ancora vivo, non frate, te devi schioppa, forse n'hai capito. Ecco. Già mi stavo alterando. Bene, passiamo al prossimo. Scusate ragazze, scusatemi tanto. Volevo fare un'entrata ad effetto e ho scassato tutto, è tutto ok ragazzi, tranquilli. Buonasera, pronti a spaccare qualche cranio? Permesso, permesso. Ops, ops, t'ho sfonnato vivo. Ma questo è pazzo. No, tranquilli, palzoni, non sono pazzo, sto solo facendo il mio lavoro, chiaro. Per favore, non farmi troppo del tardi, male. Nonnino. Baci e bacetti. Oh, l'ho sfonnati tutti, so troppo forte, non c'è sfida, non c'è competizione, so come capobastone, so popo un coglione. Non ha nemici, sta vivendo la sua migliore vita. Esattamente come me, se vi abbonaste a questo fantastico canale, a soli 2,99€ avrete questo video completo e senza censure, mentre a 4,99€ avrete la Sburocraft, Sburblox e altre serie in arrivo. Che stai aspettando? Ti fai un favore tu, e un favore a me che voglio diventare ricco. Ma porco fa, stavo facendo la pubblicità, ho fatto pure rimagagada. Au au au. Fermatevi immediatamente e per la Madonna madonnissimissima. Ma già li ho arati, e vabbè no. Allora, me la date una sfida per favore? Grazie. Sta macchina si regge in piedi a miracoli. Sbam. Ecco, fuso il motore per fare il cap***o. Ma porco dai, parti rottame. Attenzione, è ripartita. Nessuna via per reale, no cappello. Oh. Ma che è sto casino? Sveglia. Brutto col c***o. Pensi di potersi ammazzare tutti? Noi siamo imbattibili. E abbiamo vinto. Ma tu avevi dubbi? Eh? Avevi dubbi, Pier Giacomo Salvatore Anastasio? Se c'è qualcuno di voi che si chiama così, no, io veramente mi vergognerei. Oh porco c***o. Ma sta prendendo a fuoco la macchina. Non commento. Lascio la parte extra solo agli abbonati. Guarda che ha trovato il bro GT e Lezzengo. Il macinino della polizia, e che fai, te ne privi? E no, assolutamente non, perché sono schioppato poco fa per un taxi. No no no. Sveglia. E fra, ma ti ho detto sveglia. Ma non ci senti.
Comunque sto episodio si può chiamare cazzeggio illegale autoscontri edition. Ardali messi lì pronti a farmi l'attentato. Yeah. Cioè, volevo dire, erano pronti a fare attentato se fossero un attimo svegli. In ogni caso, l'abbiamo vinto Pier Fabrizio Bartolomeo, a caso. Ryzen, contattami fra. Facciamo una sponsorship. Mandami 4.000 euro di roba. Cioè manco il tempo di svoltare l'angolo e questi già mi riempiono l'auto di proiettili. Però così non si può giocare e prenderò provvedimenti. Ma in tutto ciò c'è un problema di fondo. Ma quanta gente c'è? La mappa è intasata di pallini rossi, non si capisce una fava. Esattamente, gagagaga. Infame, infamissimo, perché sei venuto qui a disturbarci? Azzi, bisogna fare quel che bisogna fare. Troppo facile, ragazzi, troppo facile. Tu ex, ancora questo sta vivo. Ciao, devi crepazzi. Finalmente. Ciao. Madonna e va giù. Ah. Duro a morire sto qui e non c'era modo. Ora raga dobbiamo andare assolutamente a mangiare. Attento fra. E fra, ti ho detto di stare attento, mi era scivolato il volante. No vabbè, ho sfonnato la macchina. Non parte più. Allora, se vi succede che si scassa, chiamate un tipo random. Ecco, mo riparte. LOL. Bello de nonna, me lo fai un bel paninazzo unto sudicio? Certo amico, salsa e piccante. Mi devono esplodere le coronarie. In 3 minuti me lo como. Vai con Dios. Bella zi. Hasta la vista. Meno male che c'è stato un pollo a fare i panini. Ma funzionano le sirene? Ah sì. Buono. Bene signori, con questa vista meravigliosa della città, dello scarico dei porti e dell'inquinamento io vi saluto. Non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi e soprattutto abbonarvi, noi ci si becca alla prossima, ciao! Ryzen, contattatemi fra...